Io credo che il corpo e la mente, quando sono in armonia, si autoguariscono a vicenda. Cioè, se noi rilassiamo il corpo, si rilassa la mente. Se si rilassa la mente, si rilassa il corpo. Allora, quale iniziare? Inizia da uno dei due, tenendo conto che il corpo e la mente sono due gemelli telepatici. E anche quando i traumi li separano apparentemente, comunicano sempre tra di loro. Quindi la vera guarigione di cui io parlo è guarigione corpo-mente-spirito, dove i pensieri e le emozioni sono in armonia. Quindi l'armonia è un dato di fatto che si conquista quando impariamo a pensare in positivo e a sentire in positivo. E se vengono pensieri negativi, bisogna prendere l'esempio dalla respirazione, bisogna espirarli fuori, o quando ci laviamo lasciare che le emozioni negative se ne vadano via. Raccomandazione unica: evitare la lamentela. Il veleno della vita è la lamentela. Bisogna estinguere il flusso delle lamentele, che è solo una cattiva abitudine. I tre veleni della mente sono ignoranza, attaccamento e rabbia. L'attaccamento è figlio dell'ignoranza. Ignoranza vuol dire che, non avendo ben capito che tutto è transitorio, cioè io, tu, tutte le persone che incontriamo sono spiriti eterni. Il corpo, gli oggetti, le situazioni sono temporanee. Quindi l'ignoranza è confondere il temporaneo con l'eterno, attaccarsi, e poi la rabbia perché il temporaneo non c'è più. Quindi la raccomandazione è vivere consapevolmente nell'infinito presente. Da lasciare andare che cosa? L'illusione che ciò che viviamo momentaneamente non sia momentaneo. Viviamo una sequenza di attimi momentanei e ognuno va goduto così com'è. Per il mio futuro sogno ad occhi aperti. Io dico alle persone: ma scusa, tu sogni a occhi chiusi e non ti ricordi. Prova a sognare a occhi aperti e ricordarti. La sequenza è: il presente è figlio del passato. Il passato non lo puoi trasformare perché oramai è avvenuto, però lo puoi trasformare intelligentemente, non come cambiamento, ma come esperienza conoscitiva. E il presente che cos'è? È padre del futuro. Quindi la paura viene sempre solo dal passato, paura che qualche cosa si ripeta, e l'ansia dal futuro. Quindi paura e ansia occupano il presente. Il presente è la nostra vera dimensione, quindi invece di pensare a cosa succederà in futuro, dobbiamo pensare: io adesso, con i miei pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni, col mio essere, sto creando il mio futuro. Quindi la cosa migliore è alla mattina alzarsi e dire questa frase: oggi è una meravigliosa giornata dell'eternità, io mi regalo il meglio della vita. La parola educazione viene dal latino, che vuol dire educere, tirare fuori. In famiglia, a scuola, noi siamo stati indottrinati, programmati, per usare il linguaggio del computer. Siamo stati uniformati, ma nessuno ha estratto le nostre qualità. Tant'è che molte persone che hanno un lavoro hanno un hobby e poi scoprono che l'hobby è il loro vero talento. Quindi per educare bisognerebbe capire le qualità di ognuno di noi. La cosa più importante è non tradire se stessi. Quindi io dico sempre, quando vedo qualcuno: trattati bene, fatti del bene, e poi se lui mi guarda gli dico: facciamoci del bene. Allora la vera educazione è un continuo conoscere se stesso, è un miglioramento costante che passa da esperienza, realizzazione, passaggio evolutivo. Esperienza, realizzazione, passaggio evolutivo. In questo istante io sto parlando, chi ascolta ha due possibilità: o riconosce che io ho delle qualità o non le riconosce. Però se una qualità è mia, vuol dire che è già dentro di te. Ogni volta che riconosci che qualcuno ha una qualità, risvegli la tua. Quindi non c'è competizione nella vera educazione, è un po' la teoria dei mille fiori. Ogni fiore ha un colore, ogni fiore ha una funzione, ogni fiore
è una realtà divina che sboccia e illumina l'atmosfera. Una volta, parlando con tante persone, mi hanno chiesto ma tu comunichi con l'aldilà? Io ho detto, ma guarda, qui il vero miracolo è comunicare con l'aldiquà. Io sono una voce dell'aldiquà che ha viaggiato, ho avuto un'esperienza del coma, ho scritto un libro, Incontro con la chiara luce, come sottotitolo ho messo Il grande viaggio di andata e ritorno dall'aldilà. Ci sono persone che vanno in quello che chiamiamo aldilà, che poi sono tante dimensioni, sono persone che ci vanno di notte, quando dormono, persone che ci vanno in meditazione, persone che fanno viaggi fuori dal corpo, persone in coma, come è successo a me. E che cosa vedono? Vedono realtà simili a questa, ma costituite da un'energia che non è solida. È un po' per assomiglia a un film, che proiettiamo delle immagini su un muro e il muro sembra profondo, un fiume, cavalli che corrono. Oggi poi con l'ologramma possiamo proiettare al centro di questa stanza un essere che parla, gli possiamo girare intorno, lo possiamo abbracciare e non lo tocchiamo. Si chiama ologramma. Le altre dimensioni sono di natura simile agli ologrammi, sono esistenti, reali, possiamo interagire, l'unica cosa che non hanno è che non sono solide, però sono reali. Amore vuol dire ciò che non muore, la A come analcolico, anarchia, amore. Analcolico senza alcol, anarchia senza arché, senza potere. Amore vuol dire senza morte. Quindi gli amori non finiscono, i grandi amori non finiscono, nessun amore mai finito. Ma allora cosa finisce? Finisce l'attrazione, l'eccitazione, finisce una certa intesa, ma non finisce l'amore. Quindi amore è l'emozione più importante della vita ed è un'emozione dove ci guadagnano tutti. Quando ami qualcuno e quello perde o tu perdi, non è amore. Quindi per amare, ho creato una piccola frase, quando il tuo amore evita di causare dolore e sofferenza a te stesso e ad altri enti viventi, è amore. Quando crea malessere, sofferenza a te o a qualcuno, non è amore. Quindi ci auguriamo che tutti noi arriviamo ad amare meglio. Allora io dico, ogni giorno io voglio imparare ad amare meglio. Io sono nato il 3 dicembre 1946. Quando avevo 10-12 anni si poteva andare nei fiumi d'Italia a fare il bagno, in tutti, tutti i fiumi. Oggi no. Quindi quello si parla Hitler, Stalin, crimini contro l'umanità, ma ogni fiume inquinato è un crimine contro l'umanità. Quindi non si può lavorare, intervenire sull'ecologia se non interveniamo sull'economia. Quindi la ricetta è consapevolezza nei consumi, quindi il consumatore consapevole, e semplicità volontaria. Se i consumi diminuiscono, però la gioia di vivere aumenta, vuol dire che siamo un paese felice. La vita va vissuta momento per momento, però siccome voglio vivere a lungo per dimostrare un punto, qual è? Che questa è un'esperienza umana sul pianeta Terra, dove la cosa più importante è essere umani. Voglio consigliare, visto che io lo ripeto tutti i giorni, una frase semplice. Io vivo in un corpo senza età, io vivo in una mente senza tempo. Perché il programma biologico è dato dalla cultura, il tempo è dato dall'orologio, è dato dal calendario. Io ho vissuto molto in India e anche in Africa. Ho incontrato migliaia di persone che non sanno la data di nascita e non gli interessa la data di nascita. Ho visto migliaia di persone che vivono senza orologio, ma vivono. Allora, noi abbiamo due età, una anagrafica e una biologica. Da 20 anni hanno scoperto che l'età biologica può essere inferiore a quella anagrafica. Come? Evitando due cose, lo stress e i radicali liberi.
i radicali liberi li eviti andando nell'aria pura, nell'acqua pura, e stando attento al cibo che mangi, che non sia cibo spazzatura. E lo stress come lo eviti? Evitando la compagnia, evitando accuratamente la compagnia di chi si lamenta. Se tu ascolti chi si lamenta, prenderai un veleno sottile che ti distrugge il metabolismo cellulare. E non solo muori prima, ma invecchi subito. Mentre ascolti sei già vecchio. Quindi per vivere bene bisogna dire: guarda, non posso ascoltare la tua lamentela perché sono in cura dal dottor Cerquetti, che sono io. Nel libro tibetano dei morti c'è scritto: quando ti guardi allo specchio e non vedi niente, vuol dire che sei morto. Quando bevi un bicchiere d'acqua e il bicchiere rimane pieno, vuol dire che sei morto. Quando cammini, non c'era l'asfalto quando l'ho scritto, e girandoti non vedi ombre, vuol dire che sei morto. Quando parli con qualcuno e non ti risponde, vuol dire che sei morto. Allora, quando mi guardo allo specchio, mi faccio i complimenti e mi dico: uè, ancora qui, complimenti. Però non sto vedendo il me, sto vedendo il frutto del mio karma, no? È come uno che si guarda le mani, se sono sporche se le lava. Quindi se vedo un'espressione triste, preoccupata, mi faccio un lavaggio energetico, mi riprendo e dico la frase che mi piace di più di tutte quelle che dico, che è: con gioia e con amore il viaggio continua. Prova a dirlo davanti allo specchio, ti sembrerà che ti sta parlando un hostess, lo steward o il capitano di un aereo, eh? Con gioia e con amore il viaggio continua.